Bella a tutti ragazzi, oggi siamo qui con un nuovissimo episodio di C'era una volta, puntini puntini. Abbiamo trovato finalmente il nome per questa serie, l'ha trovata la nostra iscritta che si chiama Chiara, magari è l'unica trattante, no, l'unica, basta, tra le pochissime ragazze che seguono questo canale. Intanto salutiamo YouTube da qua, salutate YouTube. E niente, oggi siamo qui, come avete letto dal titolo, per passare di municipio a livello 4. Quindi noi andiamo a fare un attacchino in live, anzi ne faremo anche due. Ciao mamma, vedete qua. Intanto noi andiamo, ciao YouTube. Come potete vedere il clan l'ho aperto oggi è uscito il video, cioè ieri è uscito il video dove annunciavo l'apertura del clan e siamo già in 47, guardate quanti cavoli siamo ragazzi, siete veramente fantastici. Oggi andremo a fare un attacco veramente veramente fantastico, a parte che abbiamo già 84.000 di elisir di oro. Andiamo a fare il nostro attacchino della Madana, poi dopo che metteremo a fare il municipio faremo anche il secondo attacco, giusto per rifarci un po' di risorse. Bene ragazzi, questo è un villaggio abbastanza decente da attaccare, c'ha un 16.000 di oro e un 17.000 di elisir, quindi io metterei giganti da questa parte perché ci sono un botto di difese. Metto un paio di barbari qua, un paio di acerri qua e gli altri barbari li metto da questa parte, poi gli archi li metto qua dietro per ripulire un pochino, mettiamo uno qua dietro a caso perché a noi piace così. Vi ricordo di lasciare un mi piace perché questa serie sta andando veramente a bomba. Cioè, tanti di voi sono entrati nel clan giusto per aiutarmi e quindi una cosa buona e giusta. Loro ce lo siamo prese tutto. Cioè, abbiamo quasi 101.000, quindi full di deposito. Ma penso proprio forse di fare il 100% perché è rimasta soltanto questa torre dell'arciere. Spero che in questi giorni i video vi stiano piacendo perché ci sto veramente mettendo molto ma molto più impegno, perché a scuola non ho molto da fare, quindi ho molto più tempo da dedicare ai video. Qua la torre dell'arciere sta andando giù piano piano perché il gigante la sta distraendo abbastanza bene. I barbari stanno andando sulla torre dell'arciere, il gioco ormai è fatto, quindi il nostro municipio sarà portato al livello successivo, ovvero quello del livello 4. Ditemi nei commenti se avete disposizioni decenti per il municipio a livello 4. Se l'avete, linkatemi l'immagine qui sotto nei commenti. Scrivetemi se vi piace il nuovo nome di questa serie che si chiama C'era una volta puntini puntini. E adesso è arrivato il momento di portare il municipio a livello 4. 3, 2, 1, sbam! Un giorno e il municipio sarà nostro. Avremo tutto l'oro abbastanza, cioè avremo tutto l'oro per fare tutte le nuove cose che usciranno, difesa aerea, una nuova torre dell'arciere, tutto quanto. Come potete vedere qua ho anche messo a fare gli archi al livello 2 che tra 59 minuti saranno pronti. Io mi gemmo le altre truppe, cioè 6 gem, quindi scialla. Ci andiamo a fare un altro attacchino in live insieme a voi e tra pochissimo ci becchiamo. Bene ragazzi, abbiamo trovato subito il nostro villaggio da sfondare. Come sempre mettiamo i nostri giganti dalla parte degli arcieri e qua ci sono le fottutissime, carissime mongolfiere che ci rompono. Devo mettere barbaro per fare fuori uscire le mongolfiere, ma sono abbastanza semplici da abbattere come ho visto. Infatti non sono stati un grandissimo problema, perché se non ci ammazzano i barbari magari riusciamo a fare qualcosa. Questa mongolfiera ci causerà abbastanza problema, invece no dai, non è andato proprio malissimo. L'oro ce lo prendiamo, forse anche un pochino di elisir. Però la cosa più fondamentale che ci dà fastidio è questo fottuto mortaio. Il nostro oro ce lo siamo presi anche se non vinciamo, anzi è meglio se non vinciamo perché così scendiamo un po' di lega. Ci stiamo prendendo anche un pochino di elisir perché ci serve per magari dopo fare i giganti a livello 2 quando avremo il municipio a livello 4. Quindi nel prossimo episodio già avremo il municipio a livello 4 e metteremo a fare i giganti a livello 2 che sono veramente ma veramente utili perché distraggono veramente bene le difese. Meno 21 trofei, quindi benissimo perché devo scendere un pochino di lega, sto salendo un po' troppo. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Domani uscirà l'episodio, un altro episodio di Minecraft, anche quelli vi stanno piacendo, quindi ve ne porterò 2 settimane come voi volete. E sabato vi ricordo che uscirà il base review e domenica il facottino. E sì, il facottino, il facco fac. Quindi io spero che il video vi sia piaciuto, lasciate mi piace in questo video se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e bella ragazzi. Hello, I'm